Intanto allora un benvenuto a tutti, diamo inizio a questa nostra serata, a questo nostro incontro che questa sera vogliamo così vivere insieme. Intanto appunto grazie per la vostra generosa partecipazione. È un momento di confronto e dialogo, vedremo fra un po' anche i nostri ospiti che ci aiuteranno a costruire questa trama interessante che, come il volantino che probabilmente avete visto, il volantino un po' di lancio di questa iniziativa, si inserisce in un ciclo di incontri che hanno come tema scienza e sapienza. È interessante il sottotitolo che abbiamo voluto con gli organizzatori un po' porre come riflessione, una domanda agli scienziati: che cercate? Il fascino della ricerca scientifica, la meraviglia, il mistero. Allora questo momento di confronto scaturisce proprio da quelle domande fondamentali che l'uomo, sappiamo bene, si pone fin dagli albori della vita, della nascita, della vita sulla Terra, circa le grandi domande di sempre: l'origine dell'universo, l'universo così come lo conosciamo oggi, l'origine dell'uomo, della vita stessa. Sono prospettive che sappiamo hanno impegnato e affascinato, e da secoli questo avviene, il genere umano. Ci sono due grandi prospettive che poi i nostri relatori verosimilmente affronteranno con sfumature e sensibilità diverse, che sono la prospettiva della fede e la prospettiva della scienza. Non vogliamo oggi in questo incontro metterle in contrapposizione, ma vogliamo vederle con lo sguardo di chi, ecco, come i nostri ospiti e testimoni vivono, del ricercatore, dello scienziato, dell'investigatore. E dunque chiederemo proprio ai nostri ospiti, attraverso questa ora e mezza che saremo insieme, di aiutarci a capire ancora meglio, a decifrare meglio questo momento storico della ricerca scientifica, che appunto ci troviamo in questa incredibile sfida che abbiamo visto l'umanità ha intrapreso fin dai suoi albori. E per fare questo abbiamo chiesto e siamo molto contenti della loro disponibilità, innanzitutto il professor Roberto Battiston, che sappiamo essere attualmente presidente dell'Agenzia Spaziale Italiana. È un fisico dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, ordinario di fisica sperimentale all'Università di Trento, città dove è anche nato nel 1956, e il professor Battiston ha alle spalle una lunga e prestigiosa carriera accademica e scientifica, anche ricca di grandi riconoscimenti internazionali, cominciata subito dopo la laurea con la laurea in fisica alla Normale di Pisa nel 1979. E tra le altre cose è presidente anche della commissione, appunto abbiamo detto, dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare e di Fisica Astroparticellare, ed è membro anche del Trento Institute for Fundamental Physics and Application, il nuovo centro nazionale proprio dell'Istituto Nazionale di Fisica. Quindi un grazie al professor Battiston, che sarà poi colui che anche esordirà in questo nostro incontro. Abbiamo poi chiesto naturalmente anche di parlare, come l'altro relatore, a padre Gabriele Gionti, padre gesuita, cosmologo della Scuola Vaticana, attualmente impegnato proprio nella sua attività di ricerca. Professore padre Gionti si è laureato in fisica presso l'Università degli Studi Federico II, ha conseguito poi il dottorato in fisica matematica nel 1998. Nel 2004 è stato trasferito per 2 anni al Vatican Observatory in Tucson, Arizona, dove qui ha continuato le proprie ricerche, il grande telescopio di cui poi sicuramente egli ci parlerà. Dal 2010 è membro, accennavo prima, dello staff della Scuola Vaticana. Il suo campo di ricerca è la gravità quantistica. Recentemente si è occupato anche della cosmologia subplanchiana e di alcune questioni di gravità quantistica. Naturalmente è anche un padre gesuita, quindi ha seguito anche la formazione proprio della Compagnia di Gesù, studiando filosofia e teologia. Abbiamo poi alla mia sinistra
il professor Giovanni Lossurdo, che è fisico dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare a Pisa e project leader della bellissima e importante esperienza di Advance Virgo, che poi il professore ci racconterà meglio. Questa esperienza che vede anche l'Italia, come anche l'ASI, l'Agenzia Spaziale Italiana, assolutamente protagonista. Ci racconterà, ci narrerà poi di questo argomento così attuale delle onde gravitazionali, forse la frontiera, possiamo dire, più avanzata della scienza nel capire quelli che sono stati i primi istanti della nascita dell'universo. Lo ringraziamo in modo particolare oggi per la sua presenza insieme al professor Battistone e a padre Gabriele, anche perché è qui anche per rendere un omaggio a cui vogliamo unirci tutti noi, alla recente scomparsa del professor Adalberto Giazzotto, che sappiamo è stato il padre del progetto Virgo e ideatore anche del grande interferometro. Uno scienziato italiano, il professor Giazzotto, è stato non solo maestro del professor Giovanni Lossurdo, ma anche maestro e ispiratore di tanti alunni e oggi insegnanti. Ecco, è un po' questo il panorama entro il quale cercheremo, attraverso l'aiuto dei nostri relatori, di muoverci. Concludo con la consapevolezza che all'interno proprio di questo percorso tra fede e scienza sono stati compiuti, penso negli ultimi anni, notevoli passi di anche allentamento di quella tensione che sappiamo essere stata un po' una prerogativa degli anni passati, caso emblematico che viene citato sempre, ma è direi un po' appunto il caso che normalmente ha espresso questa tensione tra fede e scienza, il caso emblematico del caso Galilei. Credo però che oggi questo tentativo di riconciliare o di viaggiare sulla istanza comune che tutti i grandi ricercatori si pongono di raggiungere la verità possa vedere fondata proprio la capacità della ragione di fare domande e cercare risposte. Ecco, probabilmente con questa avvertenza, forse un'acquisizione recente, di aver compreso la differenza dei piani, o per meglio dire la differenza dei saperi. Ecco, con questa mia ultima considerazione concludo la mia breve introduzione e prima di lasciare però la parola al professor Battistone, professore Antonio Marino, che è uno degli organizzatori qui presenti e anche uno dei, possiamo dire, padri del servizio, servizio Università e Cultura, questa importante iniziativa della Diocesi di Pisa che ha avuto e ha il compito di promuovere la diffusione tra le diverse aree culturali dell'Università cittadina. Ecco, il professor Antonio Marino, proprio subito dopo la conclusione del mio breve intervento, ci porterà il proprio saluto. Saluto, ecco, ringrazio anche ovviamente padre Iuri Sandrini, padre gesuita, che insieme al professor Antonio Marino è poi referente del servizio Università e Cultura. E ora, ringraziandovi ancora per la vostra partecipazione, lascio la parola subito al professor Antonio Marino. Forse non c'è bisogno del microfono. Sì, io vorrei dire soltanto due parole sullo scopo generale di questi incontri tra scienza e sapienza che iniziamo ormai molti anni fa con il professor De Giorgi, che è stato uno dei più grandi matematici del secolo scorso, al quale tutto il mondo ha tributato grandi riconoscimenti e più prestigiosi riconoscimenti, e anche Pisa già l'anno scorso per esempio ha fatto un altro convegno importante, e in quest'aula ci troviamo in coda a quel convegno per un altro incontro di questo genere. Lo scopo che ci prefiggiamo con questi incontri è, come del resto di gran parte dell'attività del servizio dell'università, è il dialogo aperto e cordiale con il mondo della cultura. E anzi, lo diciamo
senza timore, con il mondo, e cioè con tutti, con tutte le persone che lo desiderano, quale che sia la loro formazione culturale e la loro scelta di fede. Questa sera ci troviamo poi a fianco in felice collaborazione con il gruppo universitario di San Frediano, che condivide la stessa apertura nostra, e con i gesuiti che guidano, diciamo che curano la formazione dei giovani di quel gruppo. È un terreno comune quello sul quale tutti inevitabilmente ci incontriamo. È il terreno della ricerca umana e scientifica, è il terreno dei significati che come esseri umani, come persone, desideriamo indagare negli eventi, nelle altre persone, nelle nostre relazioni e in noi stessi. Ci accomuna il desiderio di capire e il desiderio di capirci, di comprenderci tra persone. Del resto, è stato fatto un accenno alla fede, per chi crede è su questa tensione umana che si innesta la fede, che non è una sovrastruttura, ma piuttosto una prospettiva di significato, non è un punto d'arrivo, ma un orizzonte sempre nuovo. Ma con queste iniziative, ripeto, ci proponiamo di discutere con un criterio e un linguaggio che non partono da presupposti di fede, e però ci spingono a guardare in alto, nell'universo fisico come nell'umanità, con occhio critico e sguardo aperto. Questa sera abbiamo l'opportunità di cogliere proprio quella prospettiva, proprio nella prospettiva scientifica, un po' meglio qualche aspetto della bellezza dell'universo. Una bellezza che proprio di fronte alla scienza si presenta con il carattere dell'infinito. Nell'invito a questo incontro sono girati diversi volantini, comunque c'è la parola mistero anche nell'invito che prima ha citato Padre Francesco. Nell'altro volantino c'erano varie citazioni di grandissimi scienziati, Nobel Feynman, professor De Giorgi, la medaglia Fields Bonnieri, che parlano, che introducono la parola mistero nelle loro considerazioni scientifiche. Quel mistero, come scriveva Feynman, premio Nobel per la fisica del 65, non intimorisce ma incoraggia, invita a uno studio che è sempre più profondo, più critico e più avvincente. La parola mistero nelle riflessioni, per esempio, di un matematico come De Giorgi aveva un significato preciso. Non era un discorso generico, c'è qualcosa che non capiamo, ma c'è qualcosa che la nostra mente, come i maggiori grandi risultati della logica matematica del secolo scorso, hanno mostrato, qualcosa che la nostra mente può avvicinare indefinitamente ma non può mai raggiungere, qualcosa di scientifico, non parliamo di Dio, che naturalmente è vero che questo avviene, ma questo si dimostra. Quindi è un mistero, possiamo dire, un mistero scientifico, nonostante l'apparente ossimoro di fra queste due parole. Desidero esprimere infine la gratitudine di tutti i collaboratori del nostro gruppo agli scienziati che hanno accettato di venire qui ad aiutarci, appunto, a guardare in alto in questo comune percorso di ricerca. Persone che sono affascinate dai confini, sono incuriosite dai bordi,
sono attratti dalle discontinuità che esiste fra il ciglio e l'abisso, fra il nuovo e il vecchio, fra il sapere e l'ignoranza. In realtà siamo tutti un po' così. La continuità ci annoia, la ripetizione ci addormenta, l'orizzonte ci emoziona più del male. Ma per alcuni questa caratteristica della nostra specie si amplifica per diventare una passione, un'ossessione, talvolta perfino una professione. Gli scienziati appartengono a questa categoria di persone, ma anche gli artisti, anche gli esploratori. La scienza punta a superare il limite della conoscenza attuale, ovunque esso si trovi. L'arte è l'esplorazione dei limiti dei linguaggi espressivi, con tutte le risonanze che questo comporta col nostro animo. L'esploratore cerca nuove terre. La sua ricerca si estende nel tempo, oltre che nello spazio, nei modi del viaggiare, nel cielo, nello spazio, piuttosto che sotto la superficie della terra o del mare. Lo scienziato fa cose simili, ma coinvolge nel suo ricercare, pensate un po', la totalità dell'universo, nella misura in cui il suo metodo sperimentale, il suo linguaggio logico-matematico lo sostengono nel suo curiosare. Paradossalmente, l'efficacia del suo metodo che contribuisce a definire i limiti del suo ricercare. Sono limiti frastagliati, insospettati, mutevoli, sorprendenti. Nelle scienze fisiche, i limiti della conoscenza si sono sviluppati straordinariamente nel corso dell'ultimo secolo. Studiando l'atomo, il nucleo, le particelle elementari, la fisica si è pur fatta nello studio di infinitamente piccolo, studiando sperimentalmente dimensioni fino all'ordine di un miliardesimo di metro. Questo studio ha portato a quello che si chiama il modello standard delle interazioni fondamentali e delle particelle elementari, trionfo moderno del metodo galileiano, culminato con la scoperta del CERN del bosone di Higgs. Questo progresso sperimentale è stato accompagnato dallo sviluppo di nuove potenti teorie, prima fra tutte la meccanica quantistica, in grado di descrivere le sorprendenti inattese proprietà dell'infinitamente piccolo. I concetti della meccanica classica di Newton applicati al mondo delle particelle elementari portano al principio di indeterminazione ed è una conseguente descrizione della realtà in termini così radicalmente diversi da quelli classici che ancora oggi, a 80 anni dalla meccanica quantistica, facciamo fatica a comprendere il significato profondo di una teoria così potente. Un altro settore in cui la comprensione delle leggi della natura ha fatto grandi progressi, grazie allo studio delle scale microscopiche, è quello dello studio delle simmetrie delle leggi fondamentali della fisica e della contemporanea importanza della violazione di queste simmetrie nella definizione dell'universo in cui viviamo. Questo bagaglio di conoscenze empiriche e di nuovi strumenti matematici ci ha permesso di sviluppare un modello, chiamato appunto il modello standard, che non saremmo riusciti a dedurre dai primi principi se non attraverso una lunghissima serie di verifiche sperimentali. È un modello questo che, nonostante il suo trionfo, lascia tante domande quanto quella a cui ha risposto, anzi forse molto di più, in quanto riesce a spiegare sia pure con straordinaria precisione su una piccola frazione, intorno al 5%, del contenuto di massa ed energia del nostro universo. Non mi sembra un pochino poco per un secolo di trionfi della scienza e per decine e decine di premi Nobel? Oggi siamo alla ricerca intensissima, quasi affannosa, di nuovi effetti che possono aiutarci a decifrare di cosa ci ha fatto rimanere al 95% dell'universo. Ma la natura rimane per ora misteriosa, inaccessibile per quanto riguarda questo fondamentale problema. Anche l'astrofisica e la cosmologia hanno fatto enormi passi in avanti in questo ultimo secolo. Strumenti sempre più potenti, da poco più di mezzo secolo posti anche nello spazio, hanno permesso di esplorare il nostro universo con un dettaglio straordinario e di estendere le nostre osservazioni fino ai tempi lontani del Big Bang, 13,8 miliardi di anni fa.
recenti dati del satellite Planck, basati sulle informazioni ricavate dall'osservazione dell'universo bambino di soli 300.000 anni, sono di una straordinaria precisione e confermano come modello standard cosmologico l'analogo per il macrocosmo di quello delle particelle, basato su fluttuazioni quantistiche iniziali e amplificate da un meccanismo di espansione superluminare chiamato inflazione, risponda perfettamente ai dati osservativi. Anche in questo caso, però, rimangono una serie di problemi interpretativi, ad esempio la scomparsa dell'antimateria primordiale, oppure la natura della materia e dell'energia oscura, fenomeni di cui si ha una solida evidenza sperimentale, ma per cui manca completamente un'altrettanto solida interpretazione teorica. L'infinitamente piccolo, che concretamente significa un miliardesimo di metro, o l'infinitamente grande, che concretamente vuol dire 13,8 miliardi di anni luce, sono limiti sperimentali con cui confrontiamo continuamente nella fisica e nell'astrofisica. Sono numeri enormemente piccoli o grandi, ma ben lontani dall'infinito a cui ci ha abituato la matematica. Lo stesso potremmo dire accade per i limiti delle misure di altre grandezze fisiche, come il tempo, l'energia, confini che cerchiamo di superare per vedere cosa accade oltre, come si comporta la natura dopo la frontiera, se le leggi che abbiamo dedotto al di qua delle colonne d'Ercole valgono pure al di là. Talvolta siamo riusciti a raggiungere limiti che sembrano davvero difficili da superare. Le distanze inaccessibili all'interno del nostro universo sono quasi certamente molto minori di quelle dell'universo nel suo insieme, in quanto siamo limitati dalla velocità della luce e dallo spazio che ha potuto percorrere nel tempo in cui l'universo è esistito, dato che non vi è motivo di pensare che l'universo non si estenda molto, ma molto di più di quello che noi riusciamo ad osservare. Oppure, nel mondo microscopico, il progresso verso scale ancora più piccole richiedono lo sviluppo di acceleratori molto più potenti, che richiedono ingenti risorse umane ed economiche, sempre più difficili da ottenere. Sempre di più gli strumenti osservativi in fisica e in astrofisica consistono in osservatori ed infrastrutture di complessità tale da richiedere un coinvolgimento internazionale, spesso a livello globale. E questo, inevitabilmente, è un limite alla conoscenza. Anche per questi motivi, in questi settori lo sviluppo delle componenti della componente teorica ha spesso sopravanzato di molto la componente sperimentale. Pensiamo, per esempio, alla predizione di Einstein delle onde gravitazionali, di cui ci parlerà lo Sfulto tra poco, stata fatta 100 anni prima dell'osservazione. Pensiamo a quello che ci racconterà Padre Cohen tra poco su quello che è successo nel Big Bang. Sono fenomeni che forse per molti anni non riusciremo ad osservare, ma sono solo esempi, sono teorie ancora più estreme e più lontane dalla verità. Quindi, se la componente teorica ha così spesso sopravanzato e sta sopravanzando la componente sperimentale, si sta anche producendo una scissione concettuale che chiama in causa riflessioni epistemologiche e filosofiche. Una teoria scientifica bellissima ma inverificabile può essere chiamata tale? Pensiamo alle superstringhe o alla gravità quantistica come esempi specifici. Diversi campi della scienza sono alle prese con limiti diversi. Ad esempio, le scienze che studiano i processi complessi come la biologia, la genomica, le scienze cognitive, grazie a metodi sperimentali sempre più raffinati, dal sequenziamento del DNA alle misure sempre più sofisticate delle neuroscienze, hanno spalancato le porte verso un mondo che è rimasto molto lungo confinato nella catalogazione e nello studio descrittivo analogico, che oggi invece sta diventando sempre più concettuale e quantitativo. I limiti della conoscenza in questi settori stanno espandendo a vista d'occhio, giorno dopo giorno, per esplorare territori lungo sottratti a metodi di analisi più rigorosi, con effetti clamorosi sul nostro modo di vedere il nostro mondo, noi stessi, alla luce di quello che studiamo e capiamo nei laboratori di ricerca. Il metodo della scienza è sempre lo stesso, declinato e modellato sulle caratteristiche dei diversi ambiti scientifici.
ma caratterizzato dalle stesse regole di verificabilità, falsificabilità, misurabilità, prevedibilità che caratterizzano la scienza galileiana. Quindi una scienza che è caratterizzata da limiti in continua espansione in tutte le direzioni, con velocità diverse, talvolta sembrano immobili, talvolta in tempi che sono rapidissimi. Questa è quindi la scienza di oggi, questo è il progresso del sapere, motore inevitabile del terzo millennio, a cui l'Italia con i ricercatori degli NFN, dell'ASL, dell'INA, del CNR e tanti altri università contribuisce con ruoli spesso di primaria importanza, ad esempio della scoperta e delle osservazioni delle onde gravitazionali è uno dei più importanti. Mi permetto in questa seconda parte del mio intervento di fare una piccola digressione epistemologica. Come fisico sperimentale, seduto sulle spalle di giganti, filosofi e scienziati, mi trovo spesso a riflettere sul mestiere che ho il privilegio di fare e agli strumenti concettuali che mi trovo più o meno consciamente a utilizzare. Il mestiere del fisico sperimentale è il mestiere più bello del mondo perché giocando con le cose qualche volta si ricavano informazioni che valgono per l'insieme dell'universo, qualche volta non sempre, ma ciascuno nel suo piccolo sogna di poter fare, dare un contributo, un mattoncino, qualche mattoncino, che poi tutti quanti condividiamo improvvisamente, passando dal non sapere al sapere. È un mestiere di privilegiati perché non abbiamo noi, io non ho sviluppato il metodo galileiano, infatti il nome riporta benissimo ad altri grandi scienziati, però una volta scoperto è stato qualcosa che ha permesso a centinaia, migliaia, forse oggi milioni di persone di fare qualcosa di assolutamente straordinario che prima di 400 anni fa sostanzialmente non veniva fatto. Non ci possiamo neanche immaginare cosa voleva dire affrontare un universo con uno spirito non galileiano. Chiunque di noi oggi abbia un minimo di formazione, di abitudine, anche scolastica, di carattere scientifico, grosso modo si comporta verificando, cercando delle regole, delle leggi, ciascuno a modo suo, lo scienziato in modo professionale, le persone che non fanno scienza in modo molto forse più pratico, più empirico, ma guardiamo la natura con un occhio molto, molto diverso di quella che si trovavano a guardare prima di Galileo. Quindi la domanda è come siamo arrivati fino a qui? Quali fattori hanno permesso a una specie così fragile come la nostra di raggiungere obiettivi così straordinari, una fragilità che non ci impedisce di osservare e interpretare la totalità dell'universo che ci circonda? Io mi trovo spesso a riflettere a questo incredibile processo. Noi con la nostra cultura, con la ricerca scientifica, col metodo galileiano, abbiamo preso la nostra presenza nell'universo ad essere al centro del sistema solare, a diventare un pianeta di una stella che forse era quella più importante, a trovare che eravamo un sistema solare fra tanti in una galassia fra tantissimi miliardi di galassie nell'universo, un universo che probabilmente è più piccolo, quello che noi riusciamo a vedere, del totale in cui siamo inseriti. E non solo questo, le scoperte sulla materia oscura, sull'energia oscura fanno capire che siamo fatti di materia residuale, polvere di polvere sotto il tappeto, siamo fatti del 5% e capiamo tutto il resto, non ci appartiene, non è parte della nostra carne, quindi siamo proprio, più studiamo, più troviamo immagini, e contemporaneamente però guardiamo, interpretiamo, osserviamo il tutto, arriviamo fino a sentire l'eco del Big Bang, andiamo a interrogarci su cosa è successo l'istante iniziale, pensiamo a cosa è successo prima dell'istante iniziale. Io trovo questa fragilità portata all'estremo, insieme a una grandezza di capacità di interpretare il mondo, qualcosa di assolutamente straordinario. Quindi cerchiamo di capire come siamo arrivati qui. Ovviamente devo partire dall'osservazione galileiana che osserva come c'è un universo che è osservabile e che c'è un libro aperto davanti ai nostri occhi che può essere interpretato in termini matematici tramite l'esperienza del laboratorio.
Però tutto questo è una scoperta recente, io la chiamo la nostra è una scienza giovane, una scienza appena nata, una scienza di solo 4 secoli su un'evoluzione che, se andiamo a vedere i primi umani, forse dei milioni di anni. Quindi non è strano porsi ancora oggi le stesse domande che ci sono posti scienziati, prima gli scienziati, filosofi, per tanti secoli. In altri termini, la prima domanda è come mai il mondo in cui siamo permette di essere osservato. E una volta che permette di essere osservato, poi si può andare avanti, permette di essere analizzato in modo razionale, matematizzato e quant'altro. Quindi questa è una sorpresa fondamentale che ci colpisce ancora oggi, tutti i giorni, quando ci si pensa. Io, secondo me, spezzerei questa sorpresa in due elementi, in due pezzi. Il primo, che il mondo esterno mostra una sua stabilità basata su delle regole che non cambiano. Se io faccio un esperimento oggi, domani, ieri, un secolo fa, tra 2 secoli, lo stesso esperimento, qualsiasi esso sia, da luogo, se fatto in modo regolare, in modo fatto bene, dà luogo alla stessa risposta. Già questa è una cosa assolutamente non banale, e poi la commento. Dopodiché c'è il secondo passaggio, la matematica, la geometria, apparentemente frutto del pensiero umano, si applicano con straordinario successo all'interpretazione e all'analisi del mondo esterno. Due cose che sono, secondo me, parte di un grande mistero. Vorrei cercare di riflettere su queste due cose. Quindi, la prima, il mondo esterno si può interrogare perché non cambia nei suoi comportamenti, nella sua base, ha un ordine profondo che a prima vista sembra sorprendente, ma potrebbe veramente essere altrimenti. Io voglio potervi proporre questo tipo di domanda, che esista una sorta di principio fondamentale che è relativo al fatto che il mondo in cui viviamo, in cui possiamo vivere, deve essere stabile dal punto di vista dell'interrogazione. E una sorta di principio che chiamerei antropico, se quello antropico non fosse un'altra cosa, che quella che dice che i parametri fisici dell'universo in cui siamo sono tali da costruire le molecole e gli atomi tra i quali ci permettono di esistere e quindi di interrogarlo, no? La domanda perché siamo in questo universo piuttosto che in qualsiasi altro universo prevedibile dal modello standard. Ma prima ancora dei parametri fisici misurati e precisi al percento, c'è il fatto stesso che questi parametri possono esistere, possono essere osservati, possono essere misurati. Sostanzialmente, se l'universo non fosse basato su leggi e regole stabili nel tempo e quindi non fosse interrogabile con metodo scientifico, credo proprio che non saremmo qui a disquisire delle sue proprietà o delle leggi che ne regolano il funzionamento. Perché l'universo stabile e ordinato non può che prevedere leggi e proprietà che lo caratterizzano in modo osservabile e misurabile. Avete mai provato a immaginare un universo fisico che non sia anche basato su leggi elementari stabili nel tempo e conseguentemente matematizzabili? Io ci ho provato, non ci riesco. Non riesco a pensare a un universo che non abbia queste caratteristiche di essere interrogabile, che cambia continuamente le sue caratteristiche. È qualche cosa in cui probabilmente noi non potremmo, non riusciamo a pensarlo perché è completamente diverso da quello in cui noi siamo. Prima ancora di capire quali sono le leggi fondamentali, leggi del nucleare, della forza nucleare, la forza radiazionale, la forza debole, prima ancora di questo ci serve un universo in cui esistono delle stabilità nel tempo, un universo in cui esista un qualche tipo di spazio, magari con diverso numero di dimensioni, un qualche cosa che assomiglia al tempo, in modo tale che il poi e il qui siano collegati al prima e al lì. E secondo me questa è una cosa che in qualche modo è prima di ogni altra considerazione. Quindi mi verrebbe da dire che solo una realtà stabile e ordinata possono esistere esseri pensanti, anche se è ovvio che non tutte le realtà ordinate e stabili devono per forza ospitare esseri pensanti, è una condizione necessaria ma non sufficiente. La seconda questione
è la questione della matematica e la geometria che apparentemente, frutto del pensiero umano, si applicano con straordinario successo all'interpretazione e all'analisi del mondo esterno. A questo proposito, questa è veramente una considerazione che ha colpito, ha stupito tantissime persone e da cui si possono derivare parecchie considerazioni, io vorrei dare il mio piccolo contributo con la seguente osservazione. Primo, che la matematica che si applica al mondo è una parte piccola, quasi trascurabile, dell'insieme di teorie e teoremi matematici prodotti dalla mente umana. In altri termini, la razionalità umana nei rapporti della decodifica della natura assomiglia, secondo me, a quella persona bendata con un bastone che cerca di rompere il vaso di coccio appeso a un file. Ho tanti colpi a vuoto, centro al bersaglio. Naturalmente, sto dando per scontato che esista un bersaglio, universo ordinato da leggi di tipo logico-matematico, e che esista il bastonatore, che è una ragione in grado di produrre teorie matematico-deduttive, ma sottolineo il fatto che sono moltissime teorie inutili, ma non meno affascinanti e solide dal punto di vista matematico, ma che sono le bastonate dal terremoto. A me questo spreco di potenziali ragionamenti, teorie matematiche rispetto a quelle che servono per spiegare il nostro universo mi ha sempre molto colpito e mi ha fatto riflettere. Del resto, forse non dobbiamo stupirci troppo di questo, siamo tutti infatti abituati ad un apparente spreco inimmaginabile di spazio, di tempo, di energia del nostro universo, nel modo in cui la vita si è sviluppata, nelle potenzialità che seguono la diversità di sistemi complessi. Forse non dobbiamo stupirci che solo un'infinitesima parte del nostro pensare e un'infinitesima parte del nostro pensare razionale si adatti utilmente alla comprensione del mondo che ci circonda. E questo principio dello spreco, se volete, è altrettanto vero, potrebbe sembrare altrettanto vero quanto possono venire i principi della conservazione dell'energia e delle altre quantità fisiche fondamentali, perché nulla va perduto, ma tutto viene solo trasformato. In questo caso c'è invece un principio rovescio in cui viene utilizzato una piccolissima parte di quello che noi abbiamo a disposizione. Vorrei sospendere due parole sulle leggi della fisica e sulla loro complessità matematica, partendo da una riflessione iniziale che mi porto dietro da parecchio tempo. Vi può sembrare una riflessione forse molto ingenua, però ve la faccio lo stesso. Io la chiamerei il problema dell'uguale, un problema che farà sorridere molti, ma ancora mi colpisce. Le leggi della matematica e della fisica sono delle equazioni molto spesso formulate nel modo seguente: un'espressione matematica è uguale a un'altra espressione, in mezzo c'è un uguale. Ma cosa vuol dire uguale? Molto spesso uguale è una cosa quasi banale. Se io faccio 2 per 8 uguale a 16, l'uguale significa che anche 4 per 4 è uguale a 16. Però in fisica l'uguale, le equazioni sono delle cose molto più particolari. Quando scrivo F uguale a M per A, sto eguagliando tre cose molto diverse tra di loro: una forza, una massa, un'accelerazione. Chi ha scoperto questo uguale è un genio e si chiama Newton, non è un uguale come gli altri. Non solo questo, e questo si applica a varie altre fisiche fondamentali, ma c'è un altro piccolo passaggio che vorrei porre alla vostra attenzione pensando all'uguale come un fisico, non come un matematico. Se faccio, porto da una parte F meno MA e lo uguaglio a 0, quello 0 di destra è diventata uno 0 che si applica a praticamente tutte le leggi della fisica. E a sinistra ho messo due pezzi che si cancellano a vicenda. A seconda di come spezzetto i pezzi per poi riportarli a destra e a sinistra dell'uguale, do senso a quell'equazione. Un'equazione uguale a zero che a sinistra posso avere F meno MA, ma posso avere tantissime altre leggi della fisica che messe in quel modo sembrano tutte quante banalmente uguali a zero. In altri termini, a seconda di come spezzetto lo zero, mi nascono le leggi della fisica. A voi potrà sembrare una cosa banale, ma siccome le leggi della fisica sono fatte da pezzi non banali e per scoprire i quali ci sono volute talvolta generazioni di scienziati, e una volta che vengono a galla in un senso profondo,
quello zero e quello uguale e quella spezzettatura dei pezzi che lo compongono mi fa sempre molto riflettere. Non dimentichiamoci che ad oggi la teoria più credibile scientificamente parlando dell'origine dell'universo è da uno zero, da un nulla, da un nulla che aveva carica zero, massa zero, energia zero, momento angolare zero, momento lineare zero, è nato in un'esplosione con caratteristiche indescrivibili tutto ciò che è apparentemente molto diverso da zero. Quindi lo zero della fisica è uno zero, e gli uguali in fisica sono delle cose che non sono le stesse cose degli zeri e degli uguali della matematica. Infine concludo con un'ultima riflessione. La semplicità delle equazioni in fisica, le leggi della fisica. Perché la fisica deve essere basata su un principio e la spiegazione più semplice? Generazioni di fisici, oggi è proprio una ossessione di cercare teorie del tutto, teorie in cui ci sono il numero minimo di elementi possibili, impacchettati in modo armonico per spiegare il tutto. Perché la fisica deve essere basata su principi di semplicità che hanno funzionato, simmetrie e semplicità in fisica hanno portato dei progressi spaventosi, ma è proprio solo così che si possono fare tutte le leggi importanti in fisica? Io sono affascinato dalla bellezza della semplicità di alcune equazioni e sono dall'esperienza molto convinto del fatto che pochi giusti concetti ci possano portare molto lontano nel nostro ragionare scientifico. Però da un punto di vista più generale, quando guardo la complessità che deriva dagli elementi fondamentali e dall'emergere di leggi che solo l'analisi della complessità ci fanno intuire, mi interrogo se questi tentativi di estrema compattificazione e semplificazione della formulazione delle teorie fisiche rappresentano veramente la totalità della ricerca, diciamo, interessante in questo settore. Io non posso sottrarmi l'impressione che la tendenza alla semplificazione concettuale sia lo sforzo nella direzione della ricerca di un principio primo in cui si possa mostrare che la complessità del reale è inevitabilmente derivante da qualche cosa di profondamente semplice, così come la complessità della vita deriva inevitabilmente da quattro tipi di nucleotidi. E questo è uno sforzo razionale? Onestamente non lo so, sarebbe interessante su questo sentire l'opinione di un epistemologo, ma certamente è uno sforzo che è in corso da generazioni di scienziati attratti da questa sintesi e semplificazione concettuale con un chiodo e attratto da un magnete. Sono solo considerazioni di un fisico sperimentale che si trova a riflettere sugli strumenti che più o meno inconsciamente sono a disposizione e utilizza in questa grande costruzione umana che è la scienza moderna e che sottopongo alla vostra attenzione. Mi fermo qui, grazie. Ringraziamo il professor Battistoro per queste suggestive risonanze che ci hanno un pochino, ecco, fatto introdurre ancora meglio, direi, in modo estremamente approfondito proprio in questo che mi verrebbe da chiamare straordinario puzzle. È composto di questi elementi infinitamente piccoli che entrano in gioco all'interno di un sistema complesso e nello stesso tempo, ci diceva il professor Battistoro, semplice, a comporre in questa carrellata proprio di invenzioni, di scoperte, di intuizioni che l'umanità ha generato in questi ultimi secoli, una carrellata appunto di intuizioni proprio che ci hanno portato a scoprire e a scorgere la bellezza e il fascino della ricerca scientifica. Ecco, mi pareva, prima di dare la parola al professor Giovanni Lossurdo, ancora bello richiamare, sempre dal quello che ci ha appena detto il professor Battistoro, questa capacità che l'uomo ha di scoprire la propria fragilità, la propria incapacità di comprendere, ma allo stesso tempo anche di riuscire a scorgere margini ancora non raggiunti, quel limite ancora non valicato, ma che in fondo diventa lo stimolo da sempre, e questo credo che accompagnerà sempre il genere umano nella sua ricerca investigativa verso il non conosciuto, ancora ad andare oltre.
E a proposito anche di quel richiamo allo zero, cioè quell'istante primordiale, fondamentale, che vede un po' l'inizio, la genesi, potremmo dire, dell'universo, mi pare estremamente pertinente adesso l'intervento che farà il professor Giovanni Lo Sordo, che ringraziamo ancora, che poi dovrà lasciarci per un impegno familiare. E ci parlerà, come accennavo prima, credo, ma non solo, è liberissimo anche di regalarci qualche altra sua risonanza, sull'esperimento, se possiamo ancora chiamarlo così, ma non è più, ormai è una realtà straordinaria, che dicevo prima, vede l'Italia anche protagonista, in prima linea, che è il progetto Virgo Advance. E allora chiediamo proprio al professor Giovanni, partendo proprio da questo zero, da questo momento iniziale dell'universo, di raccontarci un po' la sua esperienza e anche un po' l'attualità di questo importante progetto del quale fa parte. Vi ringrazio moltissimo per l'invito e devo dire che devo un ringraziamento anche a Roberto Battista, perché mi ha dato delle emozioni profondissime stasera, lo conosco da molti anni, è stato anche il mio presidente nella commissione scientifica di fisica dell'astroparticella dell'INFN. Ma questa sera mi ha veramente emozionato e mi ha riportato alla mente tante delle questioni che si affollano in modo continuo nella testa di un fisico, che spesso si ritrova a porsi delle domande sul senso di quello che sta facendo, soprattutto quando gli esperimenti non funziona, soprattutto nella fatica quotidiana e oscura dell'attività di laboratorio, che è quella che sta dietro a tutti i successi scientifici, perché è davvero la verità di fondo ed è il concetto che è anche alla base di quello che voglio dirvi stasera, su cui si basa la mia esperienza, che spesso si viene a conoscere i trionfi della scienza, ma questi trionfi si costruiscono con anni e anni e anni di sacrificio di moltissime persone, e che nella maggior parte dei casi questi sacrifici non portano a nulla, o meglio, non portano a risultati riconoscibili e accettabili dall'intero universo, perché semplicemente non sono arrivati ad aggiungere quel pezzettino in più che diventa patrimonio di tutti. E l'esperimento in cui io lavoro da quando mi sono laureato, nel 92, si chiama Virgo, poteva benissimo essere parte di tutti quegli sforzi che durano decenni e che non portano a nulla. Per fortuna la storia è andata diversamente. E come sapete, nel 2015, per la prima volta a 100 anni dalla previsione di Einstein, sono state rivelate le onde gravitazionali. E nel 2017, nell'agosto del 2017, è stata fatta una scoperta straordinaria che ha coinvolto non solo i reattori di onde gravitazionali, ma anche gli osservatori di vario tipo che osservano la luce delle sue varie lunghezze d'onda, una scoperta straordinaria che ha aperto davvero una nuova era nell'osservazione dell'universo, e che è un momento assimilabile dal punto di vista dell'impatto culturale che avrà nei decenni a venire, al momento in cui Galileo ha preso un oggetto che si poteva trovare quasi al mercato, il suo cannocchiale, e ha avuto la grandissima idea di buttarlo su giorno. Le onde gravitazionali che cosa sono? Sono delle piccole perturbazioni, minuscole perturbazioni del tessuto dello spazio-tempo che si propagano alla velocità della luce. Prima di questo si può dire che sono una soluzione dell'equazione di Einstein. E perché la dico in questo modo? Perché davvero in questo caso il tutto nasce
da una teoria elegantemente formulata con una serie di equazioni che si può rappresentare anche con un'unica equazione, sono le equazioni di Einstein, che partendo dalla necessità di tenere conto di alcune evidenze scientifiche come il fatto che la velocità della luce è finita ed è costante in qualsiasi sistema di riferimento, riformula la gravità, dà una formulazione completamente nuova della natura della gravità, e lo fa attraverso uno di quegli uguali di cui parlava Roberto, mettendo in relazione delle grandezze matematiche che apparentemente non avevano a che fare l'una con l'altra, ossia la geometria di una varietà matematica a quattro dimensioni che si chiama spazio-tempo e il modo in cui sono distribuite nell'universo intorno a noi la materia e l'energia. E da questa teoria matematica vengono fuori delle previsioni stupefacenti. Una di queste previsioni era il fatto che la luce non si propagasse più in linea retta, ma che fosse deflessa dalla presenza di grandi masse. E questa venne verificata pochi anni dopo la formulazione di Einstein da Sir Arthur Eddington nel 1919. Ma vennero fuori previsioni anche più bizzarre, tipo l'esistenza di punti nello spazio-tempo in cui la curvatura diventava infinita, poi è un modo di predire l'esistenza dei buchi neri che sono stati osservati molti anni dopo, e soprattutto la più sorprendente di tutte, quella che trovò Einstein stesso, la previsione di un universo in espansione. Cosa che turbò profondamente Einstein, che era filosoficamente un uomo dell'Ottocento, quindi era ancora legato al concetto di un universo statico immutabile, e lo turbò a tal punto che lui fece una cosa che un uomo di scienza non deve mai fare: aggiunse forzatamente a mano un termine alle sue equazioni che aveva la proprietà di fermare questa espansione, cioè di riportarsi al caso del universo statico e immutabile. Poi quando anni dopo Edwin Hubble osservò il redshift delle galassie, quindi scoprì che le galassie si stavano allontanando l'una dall'altra e che quindi ci trovavamo effettivamente in un universo in espansione, Einstein definì questa forzatura delle equazioni come il grosso errore della sua vita. Tra le previsioni di Einstein c'è anche quella delle onde gravitazionali, una soluzione alle sue equazioni differenziali di tipo ondulatorio. Trova che in questo tessuto dello spazio-tempo si possono propagare delle onde alla velocità della luce, e queste onde hanno delle analogie con le onde elettromagnetiche, ma non sono, a partire dal fatto che si propagano alla velocità della luce, ma non sono generate da cariche elettriche in moto accelerato, bensì da masse in moto accelerato. Einstein stesso si fa i conti, si rende conto che gli effetti sono talmente piccoli che lui dice questi effetti sono una soluzione interessante delle mie equazioni, ma non saranno mai interessanti per la fisica, perché nessuno mai riuscirà a misurare. Beh, certo, anni fa lui non aveva idea né dei progressi tecnologici che ci sarebbero stati, né delle sorgenti, né aveva contezza di sorgenti astrofisiche talmente catastrofiche da poter generare una sufficiente energia in onde gravitazionali. E fu solo molto tempo dopo, a partire dagli anni 50, in particolare dagli anni 60, che i fisici hanno cominciato a fare degli sforzi sperimentali per osservarle. E una delle cose che è diventata chiara man mano è che, al di là dell'interesse intrinseco della rilevazione diretta di
questo fenomeno, l'interesse che tutti i fisici sperimentali hanno, che vogliono, che i fisici sperimentali vogliono verificare le previsioni delle teorie. Questa era una previsione della teoria di Einstein, quindi andava verificata. Ma ben presto si fa un passo in più. Si capisce che queste onde gravitazionali hanno una proprietà importantissima, cioè che poiché la gravità è di gran lunga la più debole delle forze fondamentali, interagiscono molto debolmente con la materia. Quindi vuol dire che possono attraversare la materia sostanzialmente indisturbate, e questo vuol dire che possono attraversare l'intero universo indisturbate, portarci informazioni dalle zone più remote dell'universo, da cui non possiamo avere informazioni in nessun altro modo. Oggi sappiamo, ad esempio, che non possiamo sapere cosa è successo nell'universo più lontano di 380.000 anni dopo il Big Bang, perché prima di allora la materia era talmente densa, le particelle erano talmente accoppiate con la luce che la luce non poteva propagarsi liberamente. Quindi dall'ultima, la più remota immagine che possiamo avere dell'universo è quella che ci viene dall'osservazione del fondo fossile, del fondo cosmologico, diciamo, che oggi vediamo in forma di radiazione a microonde, che è stata studiata in dettagli meravigliosamente accurati prima da COBE, poi da WMAP e recentemente dal satellite Planck. Ma oltre quella barriera lì non possiamo sapere più nulla. Invece sappiamo che le onde gravitazionali generate poco dopo il Big Bang possono permetterci di guardare in faccia, lasciatemelo chiamare il momento della creazione, lo dico non in senso religioso, non mi permetterei di dire questo, ma guardare in faccia il primo vagito dell'universo. Questo è il fascino che si porta dietro questo tipo di ricerca, è la ragione principale che ha portato me e altri giovani studenti a intraprendere questo cammino qui a Pisa, in particolare sotto la guida di Alberto Giazzotto, che oggi voglio ricordare perché è mancato ieri, una grandissima perdita per il mondo della scienza e della cultura, ma accanto, devo dire questo, che più che il vuoto che lascia, oggi possiamo ammirare il pieno. Ha lasciato un'eredità straordinaria, basta recarsi a Virgo o a leggere gli articoli scientifici recentemente pubblicati per rendersene conto. Quindi è un momento di dolore, ma anche un momento di gioia per quello che quest'uomo è riuscito ad ottenere. Ebbene, però, quando abbiamo cominciato questo tipo di ricerca, si trattava una scelta quasi folle. A noi pochi studenti che intraprendevamo questo cammino venivano dati consigli del tipo: ma lasciate perdere perché sono esperimenti troppo difficili, non riusciranno mai ad arrivare all'obiettivo. E l'obiettivo era davvero troppo ambizioso, bisognava sviluppare un rivelatore con una sensibilità tale da poter misurare lo spostamento di specchi che sono oggetti macroscopici che pesano 40 kg oggi, a livello di miliardesimo di metro, a livello del un millesimo della dimensione di un nucleo atomico. E quindi si trattava davvero di una impresa scientificamente disperata. Ma qui c'è un altro elemento importante, cioè che le imprese disperate per gli scienziati hanno un fascino particolare, un fascino di una sfida. E
quindi questo cammino si può intraprendere quando si incontrano sulla propria strada uomini come Alberto Giazzotto o come Rainer Weiss, che avrà ricevuto quest'anno il premio Nobel, che ha fatto uno sforzo simile negli Stati Uniti, uomini che spinti dalla loro curiosità intellettuale, dalla loro passione per l'indagine scientifica, sono in grado davvero di spostare le montagne e inseguire la bellezza. Questo ha portato a decenni di lavoro sperimentale matto e disperatissimo, costellato di successi parziali e di fallimenti, di entusiasmi e di depressioni. La stessa storia recente di Virgo, io ho avuto l'onore e l'onere di guidare il progetto di upgrade di Virgo che diciamo, ha portato poi a rendere Virgo uno strumento con una sensibilità migliore. E non è stata una cavalcata trionfale. Questo lo voglio raccontare perché secondo me fa davvero parte della natura più profonda del lavoro che facciamo. Abbiamo passato un anno terribile in cui l'esperimento è stato bloccato da un problema tecnologico apparentemente incomprensibile. I nostri specchi sono sospesi a delle sottili fibre di quarzo, perché in questo modo si minimizza quello che si chiama il rumore termico, cioè il fatto che ci sono delle vibrazioni intrinseche dei materiali che non sono lo zero assoluto associate proprio al moto browniano delle molecole che li compongono, altra scoperta di Einstein tra l'altro. E avevamo scoperto che usando quarzo come materiale anziché l'acciaio questo moto viene minimizzato, quindi il rivelatore diventa più sensibile. Noi avevamo utilizzato già questa tecnologia nel 2011 con successo. Quando siamo andati a montare sottovuoto gli specchi che dovevano servire, queste fibre di quarzo esplodevano e non si capiva perché. Abbiamo passato mesi e mesi di ricerca intensissima, finché dopo un anno di lavoro abbiamo scoperto che non c'era nessun problema della tecnologia che usavamo, ma c'era un problema di contaminazione. C'erano delle poppe a vuoto che producevano delle particelle microscopiche che in condizioni particolari venivano spinte ad alta pressione verso queste fibre. E qui il diavolo ci mette la coda, perché le fibre non si rompevano subito, quindi non c'era nessuna possibilità di associare direttamente l'immissione di aria, l'aria che spingeva queste particelle, con la rottura delle fibre. Ma queste particelle provocavano delle microscopiche cricche dentro la fibra che col tempo che poteva essere anche di settimane, di mesi, si propagavano fino alla rottura finale. Non sto qui a raccontarvi come siamo arrivati alla individuazione della causa. Quello che il concetto che voglio farvi passare è che prima di arrivare a un successo scientifico ci sono dei momenti davvero drammatici in cui decine e decine di ricercatori passano mesi di notte insonni per riuscire a risolvere un problema anche tecnico, e che alla fine, quando si arriva a un risultato, l'impressione è un po' quella di aver fatto il viaggio di Ulisse, relativo a Itaco, aver dovuto affrontare avventure e disavventure di ogni tipo, lasciato lungo il cammino morti e feriti, che in questo caso sono metaforici, insomma dà molto l'idea del sacrificio che si fa. E poi c'è un'altra cosa in questa analogia con l'Odissea, che
probabilmente nel momento stesso in cui Ulisse arriva ad Itaca gli viene subito voglia di ripartire. Questa è un'altra caratteristica dell'intelligenziale. Nel momento in cui si fa una scoperta, si pensa subito a quella successiva, si pensa subito che la scoperta appena fatta sia la prima pagina di un libro nuovo, l'inizio di un cammino. Ed è esattamente quello che pensiamo noi. Quello che è successo ad agosto è proprio questo, che si è osservata per la prima volta una sorgente di onde gravitazionali, lo scontro tra due stelle di neutroni, che si accompagna anche alla emissione di radiazione elettromagnetica a tutte le lunghezze d'onda. E ci sono stati anche i rivelatori dei nostri colleghi dell'ASI, i telescopi dei nostri colleghi dell'INAF. È stato un meraviglioso esempio di collaborazione scientifica su sei continenti, dico sei perché c'è anche l'Antartide, 45 paesi, 3500 scienziati, che ha permesso di vedere cose incredibili. Per esempio si è potuto osservare con una grandissima precisione questo evento, che le onde gravitazionali vanno alla velocità della luce, a meno di un errore di una parte su 10 alla 15, quindi una precisione straordinaria, come aveva predetto Einstein. Si è potuto avere un'evidenza sperimentale di come si formano, come si sono formati gli elementi più pesanti del ferro, perché finora ne sapevamo che l'idrogeno e l'elio si formano al momento del Big Bang o poco dopo, che gli elementi della tavola periodica fino al ferro vengono sintetizzati nelle supernove, ma come si formano l'oro, il platino e il piombo era molto meno chiaro. E ora abbiamo capito come si forma, abbiamo trovato la pietra filosofale inseguita dagli alchimisti del Medioevo, sono le stelle di neutroni che si scontrano tra di loro. E ripeto, però, davanti a questa scoperta c'è un grandissimo... Si rimane a bocca aperta, è la meraviglia di cui parla il vostro volantino. E lo stupore è per due motivi, sia per la meravigliosa dimostrazione che la natura ci dà di sé, ma c'è anche un altro elemento. Lo stupore davanti alla capacità della mente umana di aver concepito teorie in grado di prevedere queste cose che poi osservano e di aver concepito e realizzato strumenti in grado di vedere. Io questo lo trovo davvero un mistero e penso che davanti a questo mistero non abbiamo spiegazioni. Possiamo avere allo stesso tempo, come dire, due sentimenti, quelli che io vivo come scienziato, che sono quelli dell'umiltà di fronte alla grandiosità del cosmo. Quelli dell'orgoglio per essere stati capaci di aver aggiunto un pezzettino al mosaico della conoscenza. E con questo vi ringrazio per l'attenzione. Ringraziamo anche il professor Surdo, credo che ci abbia quasi proprio comunicato, trasmesso, anzi con le sue parole lo ha fatto certamente, la passione proprio e il gusto della ricerca, quasi entrando nel dettaglio, professor Giovanni, ci hai proprio quasi messo lì con voi nel progetto Virgo Advance a osservare questo spazio infinito che ci raggiunge con queste onde che appunto sono un po' come un fossile, e lei parlava anche di un fossile cosmico, cioè come un paleontologo, come un antropologo cerca l'origine della specie umana, così i nostri scienziati cercano l'origine dell'universo attraverso l'ascolto di
queste onde che ci raggiungono in modo così misterioso da lontano. Allora arriviamo al terzo blocco importante attraverso quello che ci dirà padre Gabriele Giotti della Specola Vaticana. Mi pare, prima di lasciargli la parola, di trovare formidabile aggancio che il professor Giovanni Massurdo ci offre lì dove parla, pensando a queste onde gravitazionali, il loro potere di evocare un po' l'inizio, l'atto creativo, guardare in faccia da parte dell'uomo quella genesi, quell'inizio, quel innesco primordiale. Ecco, credo che proprio la testimonianza di padre Giotti ci aiuterà attraverso la lunga e straordinaria, ricchissima, densa esperienza della Specola Vaticana, questo grande sforzo che vede certamente anche con alcune contraddizioni, come abbiamo visto per il caso Galileo, comunque la Chiesa e la teologia cercare, proprio per il suo statuto epistemologico di ricerca della verità, anche di cercare questa verità all'interno delle leggi naturali. Allora, probabilmente proprio padre Giotti ci spiegherà forse anche la differenza dalla categoria creazione dalla categoria inizio. E allora proprio lascio a lui la parola perché ci aiuti anche a approfondire, a arricchire questa nostra conoscenza anche attraverso l'esperienza della Specola. Grazie per questo invito che mi è stato fatto e grazie anche per quello che ho sentito dai miei precedenti amici relatori che hanno in realtà certificato molte delle cose che poi devo dire perché posso riassumere diciamo quello che volevo dire in una maniera più veloce, così possiamo ovviamente dare tempo anche al pubblico, a voi di partecipare a questo evento e quindi di fare delle domande che sono importanti per coinvolgerci e coinvolgervi anche in questo dibattito aperto che non ha una conclusione, è un, diciamo, è una discussione dialogica, la chiamerei io. E un po' la mia idea è quella di parlarvi brevemente della storia della Specola, perché la Specola in qualche modo la storia della Specola ha a che fare anche con Pisa e con il cardinale Maffi, il primo presidente della Specola Vaticana, e poi parlarvi un po' di Lemaître, della teoria del Big Bang, per far emergere alcuni problemi di scienza e fede che sono emersi già dalla nascita della teoria del Big Bang, che sono stati riproposti ultimamente nella gravità quantistica. E poi voglio arrivare a delle conclusioni in cui vorrei far vedere che questi due piani, scienza e teologia, che molte volte sono in contrasto, in realtà molte volte questi contrasti nascono da incomprensioni reciproche o, diciamo, cortocircuiti, come li chiamo, tra i due piani. Allora, la Specola Vaticana, questa è la sede di Castel Gandolfo, originariamente la Specola Vaticana era il Vaticano, poi per motivi, diciamo, di inquinamento luminoso dei cieli di Roma si è dovuto trasferire a Castel Gandolfo, dove i cieli nel 1935 erano più puliti. Ha in realtà origini antichissime, perché la prima Specola Vaticana è stata fondata in Vaticano nel 1582 in occasione del passaggio dal calendario giuliano al calendario gregoriano di Gregorio XIII. E un padre gesuita della seconda generazione dopo Sant'Ignazio, padre Cristoforo Clavio, lavorò alla divulgazione di questo calendario. L'idea non fu del calendario gregoriano non fu di padre Clavio, fu di un avvocato e astronomo calabrese, Lugli, che però propose l'idea ma morì e fu istituita una commissione per
calendario, diciamo, per l'accettazione di questo calendario, e in questa commissione c'era anche il padre Clavio. Il padre Clavio che appunto visse nel secolo XVII. La specola vaticana, la specola astronomica vaticana esisteva sulla chiesa di Sant'Ignazio a Roma, era la specola dell'osservatorio del Collegio Romano, e il più grande, quello più famoso astronomo dell'epoca fu il padre Angelo Secchi, che è considerato l'inventore della moderna astrofisica, perché è il primo che propose una classificazione delle stelle in base al loro spettro. La fondazione della nuova specola vaticana si ha però nel 1891 con Leone XIII, attraverso una modo proprio che si chiamava ultimistica, e la specola fu originariamente posizionata in Vaticano sulla Torre dei Venti, che era il posto dove originariamente era stato posizionato la prima specola vaticana, quella del 1531. La specola vaticana ebbe come primo presidente il cardinale Pietro Maffi, che fu arcivescovo di Pisa. E il quale cercò il terzo direttore della specola vaticana, perché ci fu una crisi nella ricerca dei direttori della specola vaticana. Il Vaticano richiedeva dei religiosi, sacerdoti o facenti parte di qualche ordine o congregazione religiosa, e il cardinale Maffi, che era esperto di astronomia, trovò che un ottimo candidato per essere direttore della specola vaticana il padre Hagen, che in quel momento era il direttore dell'osservatorio astronomico dell'università di Georgetown negli Stati Uniti, di Washington DC, che è l'università gesuita. Padre Hagen fu il primo direttore gesuita della specola vaticana. Il primo direttore della specola vaticana fu il padre Denza, che era un barnabita. La specola vaticana fu posizionata in Vaticano, vedete che si vedono delle cupole sulle mura del Vaticano, erano le cupole dove c'erano posizionati i telescopi della specola vaticana. Nel 1935 si emigra e si va a Castel Gandolfo con nuovi telescopi, ma l'emigrazione della specola vaticana non terminò, perché nonostante i nuovi telescopi, l'ultimo era uscito nel 1952, l'inquinamento luminoso di Roma non si arrestò e si dovette trovare una nuova sede. La nuova sede fu nel deserto dell'Arizona, Tucson, l'Università dell'Arizona. E nel deserto dell'Arizona sicuramente non c'è il problema dell'inquinamento luminoso, pure controllato da una legge di Stato. E adesso abbiamo un nuovo telescopio che è il VAT, il Vatican Advanced Technology Telescope, inaugurato nel 1993, quindi non è più tanto advanced, è già più di 20 anni. Ed è il quinto telescopio della specola vaticana, quello più nuovo, è quello che viene utilizzato per la ricerca scientifica. Gli altri telescopi possono essere utilizzati, ma non per la ricerca scientifica, la ricerca amatoriale. Un po' sia è stato detto qualcosa della realtà generale, quindi non la ripeto per chi voglia andare direttamente ai modelli cosmologici. È stato detto che esiste la realtà generale, che descrive la forza gravitazionale su larga scala. È stato detto che il padre della realtà generale è Albert Einstein. E vi è stato detto che dalle equazioni di Einstein escono fuori, diciamo, i cosiddetti modelli cosmologici su cui si basa la cosmologia relativistica moderna. In particolare si dimostra che l'universo è in espansione contro quello che Einstein credeva.
Infatti Einstein, come ha detto Giovanni Lo Surdo, per cercare di evitare l'espansione introdusse una costante, una costante cosmologica, che dava origine a dei modelli statici che non si espandevano, perché lui in mente aveva il modello cosmologico di Kant-Laplace, un universo statico che non si espandeva. Poi ci fu l'evidenza sperimentale del redshift, lo spostamento del siderosso, e quindi Einstein ammise pubblicamente, umilmente, che aveva fatto il più grande errore della sua vita con la costante cosmologica. La costante cosmologica poi è stata ripresa molti anni dopo per spiegare altri fenomeni di inflazione e l'accelerazione dell'universo. Comunque, come già ho detto prima, il padre Angelo Secchi fu un pioniere a cercare di studiare il cosmo dal punto di vista spettrale. Però vi voglio parlare di una storia che qui entra il discorso della sapienza, di due teorie che emersero appena fu formulata la realtà generale. Perché se il modello cosmologico è quello di un universo in espansione, se si va indietro nel tempo, ci deve essere un istante iniziale da cui questo universo che adesso si sta espandendo si è originato. E questo istante, in questo istante l'universo deve essere stato molto piccolo, quindi in densità molto elevata. L'idea, la prima idea del Big Bang, tutti adesso sono d'accordo che venne a un cosmologo e sacerdote gesuita che ha avuto una storia molto travagliata per motivi sia della sua appartenenza, per il fatto che era un sacerdote e per il fatto che era anche un cosmologo, che era il Monsignor Giorgio Lemaître, in onore del quale il maggio scorso alla Spengola Vaticana abbiamo organizzato una conferenza scientifica intitolata Black Hole, Space Time Simulati e Gravitational Waves, in cui abbiamo cercato di discutere dell'eredità scientifica di Monsignor Lemaître, invitando persone di primo piano nel campo dell'astrofisica e della cosmologia e della fisica delle particelle, il premio Nobel, Toft, Roger Penrose, e di parlare appunto di questi due argomenti che sono topici adesso, che sono i buchi neri, le onde gravitazionali e diciamo le singolarità dello spazio-tempo. Monsignor Lemaître è considerato il padre della teoria del Big Bang, cioè che l'universo si è originato, nella sua idea originale, da un atomo iniziale, l'atomo originale. Questa teoria si opponeva alla teoria di Hoyle, Fred Hoyle, dello stato stazionario, in cui si diceva sì che l'universo si espandeva perché era un'evidenza sperimentale, ma non c'era né un inizio né una fine, si produceva continuamente la materia. Lemaître fu molto criticato fin dall'inizio per questa sua idea del Big Bang, perché il Big Bang come teoria sembrava troppo in accordo con ciò che è scritto in Genesi, che in Genesi è scritto che Dio crea da un fiat iniziale, e sembrava che questo fiat iniziale fosse il Big Bang. Tant'è vero che un errore del genere, adesso lo possiamo dire, cadde lo stesso Pio XII. Einstein stesso aveva criticato Lemaître, dicendo che la sua teoria del Big Bang era una teoria che puzzava di sacristia. Perché la sacristia? Perché è in accordo con le sacre scritture. Dice, non mi convince molto. Beh, Einstein aveva già il problema con l'espansione e tante altre cose. Però in particolare la teoria del Big Bang sembrava troppo in accordo con un certo concordismo, cioè concordare la scienza con le sacre scritture. E questo peggiorò quando Pio XII, il 22 novembre 1951, scrisse un discorso all'Accademia Pontificia che è intitolato Un'ora. Questo discorso lo trovate in rete,
al sito del Vaticano, in cui dice sostanzialmente Ursula, Pio XII era un ottimo conoscitore della scienza del suo tempo e aveva addirittura regalato alla Specola Vaticana un telescopio, uno Schmidt, che costava tantissimo, e quindi era un forte fan della scienza. Però in questo discorso usò termini e argomenti scientifici per corroborare argomenti teologici, cioè l'argomento delle prove dell'esistenza di Dio e di San Tommaso, in particolare la prima e la quinta. Per riassumendovi, Pio XII diceva che la mutabilità della materia si dimostra perché la scienza attualmente vede che ci sono dei processi, le cose mutano. E in particolare lui trovava che nella quinta prova dell'esistenza del finalismo, classica prova di Santo Padre Fede, diceva che il finalismo esiste nel mondo perché esiste l'entropia, che significa sostanzialmente che tutte le cose hanno un fine, in particolare la seconda legge l'entropia nei processi aumenti, e questo Pio XII lo interpretava come un finalismo. Capite? E poi in particolare sosteneva che la teoria del Big Bang era la teoria vera perché era in accordo con le sacre scritture. Lemaître si oppose fortemente a questa posizione di Pio XII. Volò dal Sudafrica, dove si trovava per motivi di collaborazione scientifica, a Roma, contattò l'allora direttore della Specola Vaticana, che era il padre O'Connell, padre gesuita olandese, andò a parlare con Pio XII e nella riunione della Unione Astronomica Internazionale del 52, che si svolgeva a Roma, in cui Pio XII doveva dare il discorso iniziale, Lemaître aveva il timore che Pio XII parlasse di nuovo del concordismo, di questo accordo tra la scienza e Big Bang e le sacre scritture. Pio XII non menzionò minimamente questo argomento. Da questo, per farvi capire che nella sua vita scientifica Lemaître capì a un certo punto, in base anche alle critiche che aveva ricevuto dal suo modello di Big Bang, che la strada migliore era fare una separazione netta tra il piano scientifico e il piano teologico, e che i due piani, si dice in termini filosofico, hanno due statuti epistemologici diversi. La scienza ha il suo statuto epistemologico basato sul modello ipotetico deduttivo e scientifico sperimentale, la teologia ha un altro statuto epistemologico che è diverso e che è basato sulla fede, su un tentativo di argomentare razionalmente su argomenti fesi di calare della Sacra Scrittura, basandosi sulla tradizione dei padri, eccetera. Sono argomenti che sono due piani paralleli che si guardano, ma attenzione a fare cortocircuiti non dovuti, tipo il Big Bang o il concordismo, cioè usare argomenti scientifici per corroborare argomenti teologici. Questo è sbagliato, perché? Per un semplice motivo, perché la teologia ha la presunzione, diciamo, anche nel suo modello epistemologico, di trattare di argomenti che hanno una certa validità indipendente dal modello. Invece il problema della scienza è che i concetti scientifici dipendono dal modello che uno sta usando. Per esempio, fino a qualche tempo fa noi credevamo che lo spazio era assoluto e non si espandeva. Adesso sappiamo che
lo spazio non è assoluto, ma lo spazio si espande. Non si può fondare un argomento filosofico-teologico su la teoria di, diciamo, di Newton, perché questa teoria di Newton presuppone appunto che lo spazio è statico e non si espande, eccetera, eccetera. Quindi non fare cortocircuiti di questo genere è errore. Successivamente, nella storia del 1965, fu trovata la radiazione di fondo cosmico, che lo subito ha sottolineato, e quindi tra i due modelli, il modello dello stato stazionario e il modello del Big Bang, quello che spiega la radiazione di fondo cosmico è il modello del Big Bang. Però per dirvi una cosa molto importante, che questi argomenti, diciamo, di concordismo tra scienza e fede ritornano continuamente. Perché? Nella mente di molti scienziati il problema dell'inizio, adesso sto guardando dal punto di vista di scienziati, qualcosa che ha un inizio molte volte crea una paura, perché sembra che ci sia bisogno di un iniziatore, qualcuno che dà origine a questo processo, e invece e questo qualcuno si ha paura che debba essere Dio. Il concetto di creazione invece è un, dal punto di vista teologico, è un concetto sapienziale, completamente diverso, perché Dio non è che crea qualcosa da inizio a un processo, ma uno crea dal nulla. Invece nei modelli che abbiamo di Big Bang esiste già qualcosa, che è la materia e energia, da cui si origina l'universo. Poi la creazione in teologia della struttura trinitaria, perché Dio crea in relazione col figlio attraverso la relazione di amore, di stabilità, il padre e il figlio in relazione con lo Spirito, attraverso lo Spirito Santo che è la terza persona. E poi Dio sostiene continuamente questa creazione, ma Dio poi, la cosa importante, non è una causa fra le tante. Dio è causa prima, è la causa dell'avere, perché le cose esistono di per sé. Perché ho detto questo? Perché allora io mi occupo, il mio campo di ricerca è la gravità quantistica, e ultimamente una proposta, una soluzione della gravità quantistica. La gravità quantistica non è ancora una teoria accreditata, nel senso che non ci sono evidenze sperimentali, sono ancora speculazioni, diciamo, matematiche. Una proposta di Arthur Leoping ha una soluzione di gravità quantistica, all'equazione di gravità quantistica, all'equazione di Euler di Witt, è la soluzione, il modello di Arthur Hawking, in cui loro sostengono, si chiama no boundary proposal, attraverso questo artifizio matematico loro dicono che, vedete, il problema è che le equazioni di Einstein hanno una singolarità iniziale, che è questa punta di questo cono, che è una singolarità matematica. Allora Hartle e Hawking dicono che, considerando invece la no boundary proposal, all'inizio c'è stato un momento in cui, diciamo, al tempo di Planck non c'era la singolarità, ma c'era una superficie semisferica, la sto raccontando in soldoni, e questa superficie semisferica, una sfera non ha un punto privilegiato, non ha una singolarità, quindi non c'è un punto privilegiato, quindi non c'è un inizio, e quindi secondo non c'è un iniziatore, quindi qualcuno che inizia il processo. Però capite che, e poi non c'è bisogno del tempo, perché nell'equazione di Euler di Witt non c'è più, è un'equazione permanente. Quindi non c'è il tempo emerge dal passaggio dalla fase quantistica alla fase classica. E inoltre sembra che l'universo venga dal nulla, perché da un'oscillazione quantistica, prima c'è la fase quantistica, poi emerge il tempo e si propaga. Il tempo è diverso.
però in questo modo Hawking cade in un problema, cade in un errore tipico del dio delle lacune o tappabuchi. In inglese si dice, in mondo anglosassone questo problema è molto conosciuto e si chiama guard of the gaps, cioè quando io non riesco a risolvere un problema per la mia ignoranza di conoscenza, ricorro a Dio, che è l'iniziatore di questo, di questa ignoranza che io non so spiegare. Però questo è un cattivo concetto sia dal punto di vista teologico sia dal punto di vista scientifico, perché in questo modo è lo stesso errore che fece Cartesio quando costruì il suo modello, diciamo, filosofico. Poi però si pose la seguente domanda: ma chi mi garantisce che non c'è qualcuno, un diavoletto, il famoso diavoletto di Cartesio, che mi inganni e tutto ciò che ha costruito è privo di senso, è un puro inganno? Allora lui dice: ah no, ma dato che esiste Dio, è un Dio benevolente, sicuramente questo Dio benevolente non mi inganna, quindi ricorro a Dio per spiegare qualcosa che io non so spiegare. È lo stesso, molte volte lo stesso problema che alcuni scienziati, prima ho parlato dal punto di vista teologico, quindi ho messo in evidenza il problema di Pio XII, ma anche dal punto di vista degli scienziati molte volte c'è questo cortocircuito, che hanno paura che non si riescono a spiegare delle cose che sembrano insormontabili. Allora c'è bisogno di un concetto di Dio, di demiurgo, che bisogna farlo entrare nel sistema e deve spiegare questa cosa che spiegare. Ma questo è chiaro che non è un buon concetto di Dio da un punto di vista teologico. Questo è un Dio tappabuchi. Il problema che negli Stati Uniti si chiama intelligent design, non so se disegno intelligente, non riesce a spiegare perché l'occhio è così complesso e quindi l'evoluzione ha prodotto questo organo così complesso. Allora c'è un indirizzo che l'evoluzione ha avuto attraverso questo disegnatore intelligente, diciamo. Ma questo è un cattivo concetto di Dio, è Dio da qua punto. Lo stesso Dio, comunque, ricorrono quando non sanno, non è né buona teologia né buona scienza. Allora, io concludo così: sin dalla cosmologia ha ispirato il genere umano a pensare che dall'armonia e dalla bellezza dell'universo avesse senso ipotizzare un Dio garante di questa armonia. Questo ha creato nel passato confronti e contrasti fra la scienza e la religione. I passati contrasti ci insegnano che questi due piani, a livello scientifico e teologico, vanno distinti in prima chi. Tuttavia questo non significa, non toglie il fatto che quando si indaga il cosmo, abbiamo avuto tante testimonianze di persone che hanno ammesso pubblicamente che uno ritrova nel cosmo, in questo universo, un senso di armonia e di bellezza che all'interno delle pure categorie scientifiche uno non riesce a spiegare. E per un credente ha senso dire: ma questa armonia probabilmente è l'impronta di questo Dio di amore che dà la bellezza a queste cose. Per un credente, questo non è una prova dell'esistenza di Dio. Questa è una risposta a una domanda di senso, che non è una domanda scientifica. E mi fermo. Ringraziamo padre Gabriele, che adesso posso dirlo è febbricitante, quindi ha partecipato a questo incontro, non ha dato questa difficoltà. E avremo intenzione, approfittando ancora della presenza del professor Battistone e dello stesso padre Gabriele, di vivere adesso in questa mezz'ora, ecco, possiamo darci questo tempo. Intanto vi ringraziamo perché siete ancora numerosi presenti, nonostante quasi le due ore dall'inizio, ma vorremmo veramente adesso lasciare un po' anche la parola a voi,
nel poter formulare risonanze, suggestioni o delle domande ai due relatori. Avete visto, il professor Lossurdo è andato via, si è scusato, ma aveva alcune necessità familiari. Allora, ecco, molto liberamente, nel momento in cui possiamo, venendo proprio qui al banco, accostarsi al microfono e porre le domande ai due relatori. Sono Judy Poveles, americana, professore di logica e fondamenti di matematica all'Istituto Università Sofia, che è qui vicino a Firenze, in Cisovaldano. Ecco, due cose, no? Veramente è un ringraziamento grandissimo, perché è stato un serato molto ricco, no? di tanti spunti, tante conoscenze, tanto mistero. E prima cosa sarebbe proprio questo senso del mistero che ha detto dell'armonia e bellezza dell'universo. Mi ha fatto impressione perché proprio le letture di oggi, del libro della Sapienza di oggi e dei giorni precedenti, questo libro della Sapienza che è molto caro anche a Ennio Di Giorgi, che sappiamo che anche aveva profondo desiderio anche di penetrare la sapienza presente anche nella matematica, anche nella scienza. E proprio in questa lettura di oggi si parla del cosmo, dei cieli che narrano anche la gloria di Dio e che è una conoscenza che è sempre più grande, quello che non si arriva mai a comprendere completamente. Poi il secondo punto è quello, si è toccato anche alla mistero, anche questa, la incomprensibile efficacia della matematica di spiegare l'universo, no? C'è il premio Nobel Wiener anche che ha usato per prima questa espressione, però è una cosa che colpisce a tutti noi. Io ci ho anche meditato tante volte. Io penso che riflette anche il fatto che noi, anche noi esseri umani, anche siamo creati anche con l'intelligenza, con la logica, che necessariamente anche riflette quello stesso logica divino che ha creato l'universo. E quindi la matematica con la sua logica può, e tante volte veramente anticipa, come ha fatto anche Einstein con onde gravitazionali, ma anche tante altre volte le formule della matematica non si sa perché sono utili e dopo anni, centinaia di anni, si scopre proprio quella che descrive bene qualcosa dell'universo. Ma perché questo? Perché questo? Mi sembra che ci indica che alla fonte di tutto, all'universo e anche a noi, nostra mente, con la sua logica, la sua possibilità di ragionare, c'è lo stesso Dio. Grazie. Ecco, possiamo raccogliere ancora un paio di domande. La mia è l'ottica del medico universitario che ha fatto tanta ricerca. Sono stato colpito dalla frase del disegno intelligente che credo sia sostenuto dal cardinale Schönbrunn di Vienna, che è esattamente la negazione di quello che lei diceva. L'altra cosa che... Quello dicevo io. Di quello che dice il contrario. L'altra cosa che mi ha colpito moltissimo, e lo devo citare, a Roma esiste, io sono romano, vivo a Roma, esiste il campus biomedico che è un'università, fra le norme dell'università, e entriamo in quello che voi dicevate, fra le norme di questa università c'è scritto che la ricerca non potrà mai entrare in contrasto con la dottrina della fede, perché l'unica fonte di verità è Dio. Allora, come si fa a far concordare, a permettere che della gente insegni questo? Mi ha colpito moltissimo quello che ha detto
ha detto lei con tutti, il fatto che ci devono essere due modi di considerare. Significa da una parte quello scientifico e dall'altra quello teologico, però l'idea che si possa in qualche modo cercare di imporre quello teologico e quello scientifico appare a me una cosa inconciliabile. Grazie, buonasera a tutti. Una piccola premessa: ho insegnato scienze naturali per quasi 40 anni nei licei, quindi ho avuto a che fare l'insegnamento con l'astronomia, con la biologia, con la chimica, eccetera, il vasto campo delle scienze naturali. Ora, mi meraviglio che stasera non sia stato ricordato a dovere il pensiero di Galileo. Anche lei, padre, quando ha invocato la necessità di distinguere i due piani, e sembrava una scoperta degli ultimi mesi, a questo risale a Galileo. Galileo diceva bene che bisogna saper distinguere i due libri, quello della Bibbia e quello della natura. E qui andiamo appunto un po' riprendendo il discorso del professore nel campo biomedico. Assolutamente, a mio parere, non si può pretendere che le ricerche siano finalizzate a dimostrare l'esistenza di Dio, assolutamente no, né nel campo biomedico, né nel campo astrofisico, né nel campo della fisica infraparticellare, diciamo così. Ora, questo dal punto di vista metodologico, dare a Galileo quel che è di Galileo, specialmente nella nostra città, insomma, questa è un'offesa grave, insomma. Secondo punto riguarda la questione delle onde gravitazionali e di Virgo a Cascina e quindi a Pisa. Ora, quando si esalta il ruolo di Virgo, non si ricorda dovere che Virgo era del tutto silente quando si facevano le famose grandi rilevazioni dell'esistenza effettiva delle onde gravitazionali. Non è stato detto stasera. Ora, questo non per sminuire l'attività dei ricercatori pisani, locali, ma per dire la verità. Ha cercato di dire il nostro professore che c'era un problema di inclusioni nelle fibre di quarzo che compromettevano la tenuta delle fibre stesse. E vabbè, ma il nocciolo duro della questione non è stato ricordato. Questa omissione è, a mio parere, grave. Terzo problema è collegato. In questi giorni, per quel che so io, c'è una certa agitazione da parte dei ricercatori locali e un po' nazionali. Cioè, i nostri giovani pretenderebbero di poter vivere con il loro lavoro. Così come stanno le cose, pare che non ci riescano proprio. Ora, è, diciamo, è controproducente ricordare questo aspetto della ricerca scientifica? A mio parere no. E lo collego a una questione collegata proprio alle onde gravitazionali. A me, come modesto insegnante di scienze nei licei, viene un grande dubbio. I grossi strumenti per rilevare le onde gravitazionali, inizialmente nelle intenzioni dei finanziatori, quei grandi strumenti erano finalizzati a ben altro delle onde gravitazionali. Ricordiamoci che c'è stato un periodo della nostra storia recente in cui imperversavano gli esperimenti di esplosioni nucleari all'interno della Terra e ci si preoccupava allora di rilevare per tempo quel che faceva l'avversario in merito. Ma perché queste cose non si dicono? Ma perché non si dice che è assurdo rilevare, voler rilevare quelle oscillazioni ultra micrometriche quanto basterebbe il passaggio di un tir nelle vicinanze, a qualche chilometro per perturbare la sensibilità dello strumento? Ecco, io vorrei un maggior controllo politico sull'attività di ricerca, un maggior controllo che magari porti a dirottare quei finanziamenti in altre direzioni,
un'altra direzione più utile per l'umanità, non soltanto per i nostri bravi ricercatori. Grazie. Ecco, diamo, credo, adesso la parola, non so con quale ordine. Mi farebbe piacere intervenire per primo, perché diciamo l'intervento del professore che ha appena parlato mi fa veramente, visto il contesto e le discussioni che si sono tenute, mi mette veramente di buon umore. Cioè, abbiamo sentito un sacerdote, un gesuita, che ha fatto un'analisi rigorosa, sistematica, scientifica, oltre che storica, di quello che si deve o non si deve fare trattando di problemi dell'origine, della cosmologia, rifacendosi a precise posizioni, anche critiche nei confronti di un certo Papa che poi un certo sacerdote ha corretto e ha riportato al rigore della separazione fra scienza e teologia. E poi ci viene proposto il predominio della politica sulla scienza. Io devo dire che questa cosa mi fa veramente di ottimo umore, perché ci riporta indietro di 100 anni, ma in un'altra dimensione, in un'altra direzione. Siccome sono state fatte alcune affermazioni precise, il collega Lussurdo non è qui, mi coglie l'obbligo di rispondere affinché non rimangano, diciamo, ambiguità. Su Galileo, non mi sembra proprio che l'abbiamo trascurato, io personalmente ne ho parlato molto, ma dominava Galileo la scena, perché tutto quello che abbiamo parlato è scienza galileiana. Virgo era spento. Allora, sono circa 25 anni che, come ci ricordava, forse anche 30, da quando Giazzotto e i colleghi hanno iniziato a sviluppare gli interferometri. Sono più di 50 anni quando Amaldi ha proposto di sviluppare i rivelatori di onde basati sulle barre di alluminio, che non sono rivelati abbastanza sensibili, nonostante fossero si siano aggiunti delle incredibili sofisticazioni nel tipo di strumentazione. E Virgo ha sviluppato questo concetto in parallelo con quello che hanno fatto gli americani di LIGO. È stata una competizione molto lunga, molto complessa. Virgo all'inizio ha raggiunto una sensibilità maggiore di quella dei colleghi americani, ma non era sufficiente per vedere le onde gravitazionali. Poi LIGO ha fatto un investimento massiccio, 10 volte più intenso di quello di Virgo, e quindi si è presentata all'osservazione un anno, anno e mezzo prima di Virgo. Ma la cosa fondamentale è che in questa lunga corsa competitiva si è creata la collaborazione LIGO-Virgo, con un accordo ben preciso fatto prima di arrivare alla scoperta, che l'esperimento era l'esperimento LIGO-Virgo di una collaborazione internazionale. Per motivi scientifici avendo bisogno di una baseline sufficientemente grande, di un orientamento dei rivelatori fatto in un certo modo, e che chi arrivava prima, ma comunque il risultato era di una collaborazione fatta da 3 strumenti, 2 in America e 1 a Kashmir. Non c'è niente da nascondere, non c'è niente di misterioso, la pubblicazione della scoperta delle onde gravitazionali porta il 1000 passafirme, tutti i firmatari di Virgo, perché è una scoperta della collaborazione LIGO-Virgo. Secondo, hanno visto fino adesso, mi pare, 6 o 7 eventi di onde gravitazionali lo scorso agosto, Virgo operativo, ha già visto 2 se non 3 di questi eventi, e l'evento del 14 agosto, se non ricordo bene, è quello clamoroso, dopo aver visto LIGO da solo con i 2 interferometri, ma firmati anche da Virgo, 4 fusioni di buchi neri, il quinto segnale è stata una fusione di 2 stelle e neutroni, ed ha emesso anche la famosa luce da cui tutte le cose che ha presentato Lussurdo. Quindi è tutto perfettamente chiaro, e la grandissima seconda scoperta, oltre alla prima misura delle onde gravitazionali, è stata quella di vedere l'effetto luce-onde, il multi-messenger, che è quella che è la pagina che cambia l'astrofisica da puramente nell'elettromagnetico a elettromagnetico e onde gravitazionali.
La questione dei ricercatori, vorrei anche su questo fare un commento, diciamo, non c'è dubbio che l'Italia è un paese in cui, che investe poco in ricerca, lo sappiamo. In realtà, se uno scala bene per i numeri, sa benissimo che invece la situazione è un pochino diversa. La ricerca, l'investimento in ricerca è la somma in tutti i paesi di ricerca di investimento pubblico e di investimento privato. Nel nostro paese l'investimento pubblico è nella media, quello privato è molto al di sotto della media. Quello che è vero è che c'è una distanza fra il mondo dell'accademia, università, il mondo della ricerca e il mondo dell'impresa. C'è un grave divario, c'è una fortissima sfiducia reciproca, c'è un'incapacità di linguaggio comune. Manca una cosa tipo il Fraunhofer Institute che fa il trattamento tecnologico fatto come si deve. Risultato qual è? Che il pubblico investe in modo sistematico, con alterne vicende, ma noi siamo fra i primi nelle onde gravitazionali, fra i primi nello spazio, siamo al CERN, fra i primi in moltissimi settori, in altri di meno, ma certamente ce la battiamo bene. Ma il mondo dell'industria italiana sta decadendo in modo lineare. Chiunque ha un'esperienza nel settore dell'industria sa che tutto il mondo, i famosi 6 o 7 o 8 grandi paesi, sta crescendo nell'aggregazione di grandi sistemi industriali che definiscono il destino industriale dell'Europa, piuttosto che i rapporti fra Europa e il resto del mondo. L'Italia sta perdendoli uno dopo l'altro. E questo non è colpa dell'investimento pubblico in ricerca, che sia chiaro. Per cui la famosa politica vada a bussare alle porte giuste. Grazie. No, volevo semplicemente aggiungere quello che ha detto il professor Battiston. Non so bene e non ho letto bene lo statuto del campus biomedico, però appunto il mio punto di vista personale rimane quello di Lemaître, di questa separazione netta tra scienza e teologia e di cortocircuiti indebiti. Nel senso che sono due campi di indagine che diversi. La stessa teologia non possiede, non potrà possedere Dio, perché Dio è al di là dei sistemi degli esseri umani, no? Il professor Battiston ci ha appunto detto molte volte come i limiti della nostra conoscenza umana, molte volte, ma questo si applica nella scienza e come pure nella teologia uguale. È chiaro che, e ammetto che nel passato, lo stesso esempio che ho fatto di Pio XII, c'è stato questo problema del concordismo e questa visione che la teologia possedeva la verità. Adesso non è più così. La teologia è una scienza che di fronte a Dio molte volte essa stessa rimane silente davanti a un mistero insondabile. E una cosa che diceva San Tommaso, che e questa però è una presunzione, però nasce da una posizione di fede, e diceva che un modo per quando uno veniva, diciamo, qualcuno portava delle prove contro l'esistenza di Dio, era che nello stesso, usando gli stessi argomenti che lui portava, si poteva dimostrare che smontare la prova. Perché è chiaro che uno, se si pone il problema dell'esistenza di Dio, l'esistenza di Dio è un problema insolubile, perché è un problema, diciamo, che di per se stesso va a posto già dalle ipotesi. Però
questo non significa appunto questa tensione della ricerca. Noi siamo sempre anelanti e abbiamo dentro di noi questa tensione per scoprire qualcosa, questa fiamma di verità che ci abita. Questo non lo possiamo negare. Nessuno negherà questo, sia lo scienziato credente o non credente. Questa fiamma di verità, di qualcosa che ci trascina e che è più grande di noi, ne facciamo esperienza. Sarebbe bello poter continuare, ma ci eravamo dati appunto come tempo limite alle 19:30. Io dico due parole, intanto ringraziando ancora una volta i partecipanti, i nostri relatori, innanzitutto il professor Battiston, padre Gabriele Giunti, anche ringraziamo ancora il professor Lossurdo. Mi piace concludere con alcune così, risonanze molto brevi, intanto che forse questo incontro è stato di fatto, poi questo credo che sia stato un po' l'andamento di queste due ore, all'insegna di un ascolto reciproco, di un dialogo, di una conoscenza, di una possibilità di approfondire questo tema così delicato che impegna, fascina nello stesso tempo il genere umano ormai da sempre, ma nello stesso tempo anche direi forse pur non volendo fare una sintesi, non è forse opportuno farlo, cercando forse di sottolineare ancora una volta come il punto di vista che poi unisce fede e scienza, ma direi la ricerca della verità, è proprio l'uomo. Quindi credo che l'investigatore, lo scienziato, l'uomo che vuole avvicinarsi a scoprire l'infinitamente grande come l'infinitamente piccolo non possa e non debba mai dimenticare che poi tutto questo, questo movimento, ha come scopo ultimo, come obiettivo finale, la promozione, la salvaguardia, direi proprio dell'uomo e del creato. Io credo che su questo tema possiamo, anche con talvolta posizioni un po' contrapposte, però non trovare una via riconciliante, ma forse una via, come Ennio De Giorgi, mi piacerebbe concludere proprio con lui, amava dire, forse la via da seguire, questa verità che si vela e si svela attraverso le leggi della natura. E Ennio De Giorgi su questo aspetto particolare diceva: il mondo è fatto di cose visibili e invisibili. E la matematica ha forse una capacità unica tra le altre scienze di passare dall'osservazione delle cose visibili all'immaginazione delle cose invisibili. Siamo partiti proprio da questo sottotitolo di questo incontro, il fascino, il mistero, il desiderio di scoprire ciò che l'uomo necessita, in un certo senso proprio per il suo futuro, di dover capire e comprendere. E quindi concludiamo proprio con l'idea del fascino, di questo fascino dell'immaginazione che, come ci hanno detto i nostri scienziati, porterà l'uomo sempre in questa continua ricerca della verità. E concludo con un invito. Non so se l'avete notato, c'è un tavolo all'ingresso e come proprio servizio cultura università e come chiesa universitaria dei padri gesuiti vorremmo collegare, e questo è l'invito proprio uscendo a prendere questo foglietto, un evento che stiamo preparando per il maggio del prossimo anno sulle orme proprio dei gesuiti e dell'astronomia. Saranno due giorni a fine maggio che ci vedranno anche con il padre Giunti e altri padri gesuiti di Roma a ripercorrere quell'affascinante percorso itinerario che padre Gabriele ci ha prima accennato, partendo proprio dalla Specola Vaticana, dalla Santa Sede, per arrivare poi a Castel Gandolfo. Ecco, questo può essere anche un invito che vi faccio, almeno nel prenderne atto. Allora, veramente arriviamo alla conclusione, vi ringrazio e vi ringraziamo tutti per la vostra presenza, ringraziamo naturalmente il servizio proposto appunto dall'Università e Cultura, che porterà avanti altre iniziative e vi faremo sapere, sempre appunto su questa linea della conoscenza e della ricerca della verità. Grazie a tutti e buonasera.